Buonasera. Eccoci a Rimini, terzo libro della mia rilettura di Pier Vittorio Tondelli. Rimini è stato scritto nel 1985 e di che cosa parla? Parla ovviamente di Rimini e della riviera adriatica, è una sorta di quadro di questa riviera. Come fa a fare questo quadro Tondelli? Attraverso diversi racconti paralleli che si sfiorano appena. E questi racconti, il principale di questi racconti, che è un po' tutto fa da trait d'union fra tutto quanto, è quella di un giornalista di Milano che viene mandato a Rimini per 2 mesi per fare il direttore della pagina locale del quotidiano stesso, che serve per aumentare, no, fa un po' per tirare le copie del quotidiano. Quindi ci racconta quello che gli capita, i suoi rapporti con e la redazione, le notizie che segue, eccetera. Poi abbiamo una signora tedesca giovane che viene in Italia per cercare la sorella, neanche ventenne, che si è in qualche modo persa. Quindi la cerca in varie parti d'Italia, segue piccole tracce per Roma, Palermo, finché arriva a Rimini, dove la trova e dove insomma dovrebbe finire la storia. Poi c'è la storia di due aspiranti registi che sono in cerca di finanziamenti per fare un film. La storia poi di uno scrittore che in qualche modo insomma, deve scrivere un libro, però in qualche modo si perde, insomma non è completamente lucido, diciamo così, e queste storie si intrecciano. Ci sono anche naturalmente storie d'amore, più che altro storie di sesso, sia eterosessuali che omosessuali. Insomma, tutte queste storie vengono usate dall'autore per fare una fotografia in qualche modo di Rimini, sia della Rimini fatta di discoteche, fatta di notti in bianco, fatta di circolo di droga, sia della Rimini delle famiglie, che con figli, nonne, certe vanno ad abitare in queste innumerevoli pensioni ed alberghi, hotel presenti sul litorale, racconta la spiaggia, la vita che viene fatta in spiaggia di giorno e di notte, insomma cerca di fare un quadro insomma, un po' complessivo di questa vivacissima parte dell'Italia che per 2 mesi all'anno in qualche modo si dà ad una vita sfrenata, no? Abbiamo tutti gli alberghi pieni, moltissimi alberghi pieni, gente che lavora, insomma, la Rimini che molti in qualche modo, se non conoscono, intuiscono così. Cosa dire di questo libro? Mi è piaciuto un pochino meno degli altri due, perché queste storie che si intrecciano, ma sarà il mio gusto, non sempre si riesce a farle, come dire, a farle cantare tutti insieme, no? Per fare questo per fare il romanzo. Però insomma è un bel libro che si legge, ecco. A me è piaciuto molto valutare, capire come si sta evolvendo la scrittura di Tondelli. Se fosse vissuto molto, sì, se non fosse morto giovane, probabilmente avremmo assistito a più sperimentazioni. Questo è un libro scritto in modo completamente diverso dal secondo e anche completamente diverso dal primo. Qui c'è meno partecipazione personale. I primi due sembrano proprio scritti in prima persona. Pao Pao è un unico romanzo di questo militare. Qui invece abbiamo diverse storie raccontate in prima persona e quella del giornalista. Però le altre no. Ovviamente succedono molte cose che non vi racconto. Il libro si legge in modo abbastanza fluido. Credo abbia avuto un buon successo. Dicevo, è stato pubblicato nell'85, se non sbaglio, oppure l'ho comprato io nell'85, vediamo. No, nell'85, io l'ho comprato nell'85, quindi l'ho comprato appena uscito. Credo sia il primo libro di Tondelli che ho comprato, perché gli altri due li ho comprati più tardi, infatti sono nell'edizione economica, e questo qua, eccetera.
Va bene, concludo con una notazione così personale che c'entra poco dal punto di vista letterario. Sia Pao Pao che Rimini in qualche modo mi danno delle risonanze con la mia esperienza. Per quanto riguarda Pao Pao, io ho fatto il militare un mese o due dopo il racconto che fa nel libro. E per quanto riguarda Rimini, io sono nato spesso a Rimini, una parte della mia infanzia e adolescenza l'ho passata facendo tutti gli anni un mese a Rimini, quindi molte delle cose che racconta di Rimini e molte delle cose che succedono nella caserma, peraltro i libri in qualche modo le ho viste, le ho vissute. Naturalmente la mia storia è completamente diversa ovviamente da quella raccontata, però insomma mi risuona. C'è qualche risonanza, ecco, nella mia mente quando ho letto questi due libri. Eccolo qua, lo faccio vedere. Rimini costava ben 16.500 lire quando l'ho comprato, adesso non ho idea di quanto costi e in quale edizione ci sia, e non ha importanza. Buona lettura again.